Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Questa partita è stata un remake più o meno dell'anno scorso, che finisce 4-0 proprio come Inter-Atalanta dell'anno scorso e mi ha ricordato molto Inter-Fiorentina la terza giornata, che finì 4-0, anche lì, con doppietta di Lautaro, gol di Thuram e gol di Calhanoglu su rigore. È stato un miscuglio secondo me tra queste due partite. L'Inter è cominciato a palla. Io vedo l'Inter come una squadra che se nei primi 60 minuti riesci a far gol, poi è difficile che riesci a contrastarla, ecco. Perché queste partite qua, soprattutto in casa, quando le mette in discesa così, sono difficili da rimontare. Mi pare l'anno scorso in casa, a parte il Bologna, forse non ci ha mai rimontato nessun altro. Quindi in generale un Inter che dimostra ampiamente che dall'anno scorso la musica non è cambiata e che fa vedere comunque contro una squadra che aveva dimostrato, aveva fatto bene contro Lecce e anche contro il Torino in realtà, nonostante abbia perso e comunque aveva preso una tantissime pari, aveva fatto un miracolo, miracoli Milinkovic-Savic, aveva sbagliato un rigore al 90esimo, diciamo la sconfitta non la meritava tantissimo l'Atalanta, però anche oggi è stata messa sotto ampiamente, ma gli mancavano anche tanti giocatori. Bisogna dare qualche attenuante anche all'Atalanta, però è interessante. Magistrale, poco da dire. Partita strameritata e poteva finire tranquillamente al 3-0 di Thuram, perché si era visto che l'Atalanta era rientrata con il mood del primo tempo. Quindi, già da lì, probabilmente i giocatori dell'Atalanta potevano dire: oggi non ci stiamo con la testa, lasciamo perdere, lasciamo perdere. E la chiudiamo qua, che poi è stata proprio una sinfonia tutta dell'Inter e per tutta la partita in due atti, un'opera in due atti, che un 2-0 il primo tempo, un 2-0 il secondo tempo, ma che veramente hanno dato calcio spettacolo, tantissime azioni, gol bellissimi soprattutto, e il secondo e anche i due di Thuram, veramente una rapidità che nessuno si aspettava, ecco. Non in merito a quest'anno, ovviamente in merito all'anno scorso, ancora ci meravigliamo, io mi meraviglio a vedere Thuram giocare e a vedere il gran giocatore che è. E niente, per il resto che c'è da dire? Tutti quanti benissimo, la difesa magistrale, Sommer spettatore non pagante, la difesa Pavard, una gran partita, Ceppi pure ha cancellato tutto quello che poteva cancellare. Bastone forse quello un pelino più sottotono dei tre, ma questo non significa che non sia sufficiente. Avercelo sempre sottotono così, ecco, se questo significa essere sottotono. E Darmian, alla fine, il lavoro che doveva fare l'ha fatto bene Di Marco, e l'avevo visto male in queste prime due giornate, invece adesso ha fatto una gran partita. I tre di centrocampo, molto bene Ciala, Barella su. Poteva giocare da solo in centrocampo, probabilmente avrebbe riempito tutti gli spazi degli altri due. E Mkhitaryan si è ripreso anche lui un pochino rispetto alle altre partite, anche lui leggermente sottotono. Thuram, questo inizio di campionato magistrale, il miglior giocatore, il giocatore più in forma sicuramente che abbiamo in questo momento. E Lautaro, che ha lottato disperatamente, si vede che non è ancora in condizioni massime. Speriamo di ritrovarlo dopo la sosta, perché ci servirà veramente, che ci sono tante partite ravvicinate e tante partite complicate. Quindi ci servirà tutto l'aiuto possibile, anche per la Champions League, ovviamente. E niente, quindi in generale questo è un po' il mio parere sulla partita. Adesso ci godiamo questo weekend, queste 2 settimane. Con questi 7 punti, il rammarico di non averne 9 per la partita con il Genoa, ma di certo oggi contro una grande squadra, perché alla fine l'Atalanta 2 settimane fa ha perso contro un Real campione d'Europa, che per carità anche il Real non è che ha cominciato benissimo la stagione, ma comunque Real Madrid, e hai dato una lezione di calcio a questa squadra qua, sicuramente rimaneggiata, ripeto, non è che non è stato, però messa bene sul binario la partita grazie a un autogol, però comunque i meriti l'Inter ce l'ha, perché ha fatto una partita magistrale che poche squadre al mondo potevano riproporre allo stesso modo, ecco, mettere così sotto l'Atalanta sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista del gioco. Quindi niente, sono contentissimo e ci godiamo queste 2 settimane, mo finisce pure il mercato, vedremo che cosa dirà il resto del weekend e poi ci
ci si vede tra 2 settimane. Poi in settimana farò sicuramente il pagellone del calciomercato dell'Inter, anche se non c'è moltissimo da dire. Però in generale poi vedremo cosa proporranno in queste settimane, però sicuramente una super partita dell'Inter e sono veramente contento di averla vista. La volevo andare a vedere a San Siro, purtroppo non sono riuscito, però è stata goduriosa, una bella partita che mi ha riportato all'anno scorso e ne voglio vedere altre così. Proprio mi dispiace non vederne per 2 settimane, è proprio brutto perché la voglia dell'Inter è tanta e sono stato sazio questa sera, ma non basta, non basta. Un saluto da Winterfest e ci vediamo alla prossima.